Nelle viscere della biblioteca Beinecke di libri rari e manoscritti di Yale si trova l'unica copia di un tomo di 240 pagine. La recente datazione al carbonio 14 fa risalire questa copia al 1420 circa, con le sue pagine scritte a mano su pergamena, squisitamente dattilografate e illustrate con sognanti immagini. Piante reali e chimeriche, castelli galleggianti, donne al bagno, oroscopi, anelli zodiacali, e soli e lune con volti umani accompagnano il testo. Questo libro di 24x16 cm si chiama Manoscritto Voynich ed è uno dei più grandi misteri irrisolti della storia. Perché? Perché nessuno riesce a scoprire cosa dice. Il nome deriva da Wilfried Voynich, un libraio polacco che ha scoperto il documento in una università gesuita in Italia, nel 1912. Era perplesso. Chi l'ha scritto? Dove è stato creato? Cosa rappresentano queste strane parole e potenti disegni? Quali segreti nascondono le sue pagine? Ha acquistato il manoscritto universitario dal sacerdote bisognoso di denaro e infine lo ha portato negli Stati Uniti, dove gli esperti hanno continuato a studiarlo per più di un secolo. I crittologi sostengono che la scrittura ha tutte le caratteristiche di un linguaggio naturale, solo che non corrisponde a nessuna lingua in particolare. Ciò che la fa sembrare reale è che nelle lingue reali le lettere e i gruppi di lettere rispettano la legge di Zipf, e la lingua del manoscritto Voynich presenta schemi che non si trovano in serie casuali di simboli. A parte questo, non sappiamo molto di più di ciò che possiamo vedere. Le lettere variano in stile e dimensione, alcune corrispondono ad altri codici, ma molte sono uniche. Le lettere più alte sono state chiamate forche. Il manoscritto è molto decorato e ornato come lo erano le pergamene. Sembra essere stato scritto da due o più mani, mentre le illustrazioni da un terzo. Nel corso del tempo, sono emerse tre teorie principali sul testo del manoscritto. La prima è che sia scritto in codice, un codice segreto deliberatamente progettato per nascondere il suo significato. La seconda è che il documento sia un imbroglio, una pura sciocchezza, per estorcere denaro a un acquirente credulone. Alcuni ipotizzano che l'autore sia un truffatore medievale, altri che sia stato lo stesso Voynich. La terza teoria è che il manoscritto sia scritto in una lingua esistente, ma in un codice sconosciuto. Forse gli studiosi medievali hanno cercato di creare un alfabeto per una lingua parlata, ma non ancora scritta. In questo caso, il manoscritto Voynich sarebbe simile al codice Rongorongo, inventato sull'isola di Pasqua, oggi illeggibile a causa della scomparsa della sua cultura. Anche se nessuno è in grado di leggere il manoscritto Voynich, questo non ha impedito di cercare di indovinare cosa potrebbe nascondere. Chi crede che il manoscritto sia stato un tentativo di creare una nuova lingua scritta ipotizza che possa essere un'enciclopedia, contenente le conoscenze di un'intera cultura corrispondente. Altri credono che sia stato scritto dal filosofo Roger Bacon, nel XIII secolo, che cercava di decifrare le leggi universali della grammatica, oppure nel XVI secolo dal mistico isabellino John Dee, che era alchimista e prediceva il futuro. Teorie alternative sostengono che sia opera di un gruppo di streghe italiane, o addirittura di marziani. Dopo 100 anni di frustrazione, gli scienziati hanno fatto luce sul mistero. La prima scoperta è stata la datazione al carbonio 14. Gli storici contemporanei hanno fatto risalire il manoscritto a Roma e Praga intorno al 1612, quando forse l'imperatore del Sacro Romano Impero Rodolfo II lo consegnò al suo medico, Jacobus Sinapius. Oltre a queste scoperte storiche, i ricercatori linguistici hanno recentemente proposto l'identificazione provvisoria di alcune parole del manoscritto. Le lettere Taurana accanto a queste sette stelle potrebbero riferirsi al Toro, la costellazione formata da sette stelle chiamate Pleiadi. Questa parola potrebbe leggersi Centaurum e riferirsi alla pianta centaurea, illustrata sotto? Forse, ma i progressi sono pochi. Se riuscissimo a decifrare il codice, cosa scopriremmo? Il diario dei sogni di un illustratore del XV secolo? Un mucchio di sciocchezze? O la conoscenza perduta di una cultura dimenticata? E voi cosa pensate che significhi?